Buonasera. Sì, salve, buonasera, buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Buonasera, benvenuto. Allora, questo progetto della Maxi Isola Ambientale, come la possiamo chiamare? Ci aiuta a capire che cosa sta succedendo, che cosa avverrà? No, possiamo chiamarla Isola Ambientale, mi sembra il termine più corretto. Certe volte si cerca di inasprire un pochino, diciamo, il tema sulle aree pedonali previste o su un'area pedonale prevista in particolare. In realtà è un progetto un po' più ampio che prevede la rivisitazione della circolazione stradale, l'installazione di una ZTL ulteriore, l'allargamento dei marciapiedi su Via dei Serpenti, l'eliminazione della sosta e poi anche alcune aree pedonali. Quindi diciamo un progetto un pochino più ampio che mira a trasformare il rione Monti in un rione vivibile, in un rione fruibile dove la qualità della vita sia al primo posto. Si inizia da Via Urbana, mi pare che abbia detto, insomma, ci spiega un po' come... No, in realtà non è neanche così. E il progetto di isola ambientale che abbiamo presentato qualche giorno fa in commissione appunto prevede tutti questi interventi. Adesso li ho riassunti per la principale, ripeto, ci sono delle modifiche allo schema di circolazione, l'allargamento dei marciapiedi per i serpenti, l'installazione dei parchi elettronici di ZTL un pochino più restrittiva e la pedonalizzazione di via urbana e di alcune altre vie limitrofe, lo spostamento della realizzazione dei posteggi per i residenti su via Cavour unitamente ad alcune aree di carico e scarico merci. Quindi ripeto, il tema di via urbana purtroppo i media o anche alcuni comitati tendono a polarizzare il dibattito sulla pedonalizzazione di via urbana. In realtà il tema è un po' più ampio e poi ovviamente il tema delle isole ambientali, che è fondamentale per la nostra città. Stiamo lavorando per estenderlo anche ad altri rioni, ad altri quartieri della nostra città. Abbiamo in mente per esempio al Pigneto di realizzare qualcosa di simile, abbiamo in mente di realizzarle isole ambientali anche in municipi un pochino più periferici, in aree un pochino più periferiche, ad esempio nel Cerchio Municipio, in alcune aree sulla Tuscolana. Quindi è una visione di città che mira a ridurre l'impatto delle automobili e a favorire la mobilità pedonale ciclabile o il trasporto pubblico. Insomma, non possiamo più rimandare questa impostazione, questa sfida che è stata assorbita, in realtà che è stata già metabolizzata all'estero da anni, se non da decenni, in altre città italiane e in altre anche capitali europee. Senta, mi sembra anche che potrebbe essere, mi dica se sbaglio, mi corregga, una sorta di concertazione anche con l'ambiente, con la Commissione Ambiente, con l'assessora dell'ambiente, proprio in funzione magari anche di questo discorso delle domeniche. Adesso si inizia con le domeniche antismog, insomma, però quello che lei mi diceva mi faceva pensare anche a una città più vivibile anche da un punto di vista dello smog, perché naturalmente se noi ci muoviamo a piedi o comunque con le biciclette o con i mezzi pubblici, sicuramente insomma andiamo anche ad aiutare l'ambiente, insomma. Assolutamente sì, io non voglio rifare il monologo sul numero eccessivo di automobili che abbiamo a Roma, sui livelli inquinanti che abbiamo a Roma e sugli innumerevoli vantaggi che si hanno quando si riduce l'impatto, quando si riduce l'utilizzo del trasporto privato e si aumenta, si favorisce l'utilizzo del trasporto pubblico, anche del trasporto condiviso, del trasporto collettivo e così via. E è un tema fondamentale proprio per quanto riguarda i benefici che si possono avere per la nostra salute, che si possono avere per l'ambiente, ma anche facendo dei discorsi, passatemi il termine, un pochino più materialisti anche dal punto di vista economico, perché una città più vivibile vuol dire una città dove le imprese hanno maggiore facilità ad investire, vuol dire una città molto più attrattiva per i turisti. Quindi è un tema di mobilità, è un tema ambientale, ma non è un vezzo di qualche ecologista, è proprio ridisegnare la nostra città e renderla maggiormente attrattiva. Oggi molto spesso per il traffico non si riescono a godere appieno le bellezze della nostra città, non si riesce a vivere in maniera sana. E poi c'è un aspetto che voglio sottolineare, è vero, il trasporto pubblico ha mille difficoltà, io prendo i mezzi pubblici tutti i giorni, però anche è vero che già in alcune zone della città ci si può muovere in maniera, diciamo così, dignitosa con il trasporto pubblico, e anzi molto spesso il trasporto pubblico è in difficoltà semplicemente per il forte impatto per gli spazi che ancora sono dedicati in maniera eccessiva al trasporto privato. Senta Stefano, allora noi l'altro giorno abbiamo parlato anche con i comitati dei cittadini residenti, cittadini e commercianti appunto della zona del rione Monti, quindi non solo di chi ci abita ma chi ha un'attività, e abbiamo visto anche insomma un video
dove c'è stata un pochino di polemica, un pochino di bagarre sul Corriere della Sera, durante appunto la presentazione di questo progetto, durante appunto la presentazione in commissione di cui che lei appunto presiede. Tra l'altro sono state dette delle belle parole invece nei suoi confronti anche da chi insomma è detrattore di questa proposta. Nel caso specifico abbiamo avuto Lisa Roscioni, che fa parte del comitato appunto di Via Urbana. Volevamo chiederle perché molti sono questi residenti e questi commercianti non sono d'accordo, sono contro questa pedonalizzazione, e poi hanno minacciato alcuni artigiani, addirittura insomma artigiani storici, ben 12 mi pare, se non ricordo male, di andare via, e insomma questa sarebbe una grave perdita per un quartiere storico, per un rione storico così. No, assolutamente, assolutamente. Infatti questo progetto lo porteremo avanti, lo stiamo portando avanti anche con il contributo di pari passo con le attività commerciali e artigianali del rione, che non vogliamo che vadano via. Non vogliamo trasformare il centro storico in una park per turisti, ma vogliamo che le attività storiche, i residenti della città continuino a vivere la città proprio per renderla maggiormente vera e maggiormente autentica. Quindi, come le dicevo, sono state previste le aree di carico e scarico merci su via Cavour, addirittura fuori dalla ZTL, anche dalla ZTL centro storico. Possiamo implementare il servizio di car sharing con un servizio di van sharing in cui si condividono dei furgoni elettrici, quindi senza dover pagare ZTL ed altro. Ovviamente tutte le iniziative che sarà possibile mettere in campo per consentire agli artigiani di continuare a lavorare. Io conosco molto bene alcune attività artigianali del Rione Monti, ci sono delle attività veramente uniche a Roma se non in Italia, quindi assolutamente è nostro interesse, penso di tutti, tutelarli, perché sono un patrimonio inestimabile della nostra città, quindi assolutamente non verranno lasciati nelle condizioni di lavorare, anzi magari le loro condizioni saranno, la loro visibilità aumenterà anche notevolmente. Molto spesso si tende un pochino a polarizzare il discorso penalizzazioni o comunque riduzione del trasporto privato in contrasto con le attività commerciali. In realtà in qualsiasi città, ogni qualvolta si mettono in atto misure atte a ridurre l'impatto del trasporto privato, automaticamente il commercio ne guadagna, perché se io passo davanti una vetrina con la bicicletta o con l'autobus o non ho lo stress di dover cercare parcheggio, automaticamente passo più tempo davanti a quella vetrina. Quindi è un tema assolutamente, si mettono in antitesi ma in realtà vanno di pari passo, pedonalizzazioni, trasporto pubblico e attività commerciali e identità insomma del luogo, no? Che mi sembra poi la base di tutto, insomma l'identità di questo bellissimo rione. Allora io assolutamente ringrazio il presidente della commissione mobilità Enrico Stefano per essere stato con noi. Grazie a voi e per lo spazio che mi avete concesso. A risentirci presto, magari anche con altre novità insomma riguardanti la mobilità.